Ciao a tutti, in questo video vedremo come utilizzare la funzione di montaggio multicam su Filmora. Nelle ultime versioni di Filmora è stata aggiunta la funzione di montaggio multicam che ci permette quindi di editare rapidamente un contenuto ripreso da diverse angolazioni. Per esempio, nel mio caso ho queste tre riprese, una frontale e due laterali, dello stesso video. In Filmora è già possibile sincronizzare automaticamente dei flussi video in base all'audio, ad esempio, e quindi è molto importante quando si hanno questi tipi di riprese con più camere che tutte le varie fonti abbiano l'audio attivo, perché serve proprio come riferimento per poter poi sincronizzare il tutto. La sincronizzazione automatica la possiamo fare molto rapidamente selezionando tutti gli elementi in timeline da sincronizzare e col tasto destro trovare proprio questa specifica funzione. Il software va a elaborare proprio e analizzare l'audio per poi sincronizzare di conseguenza i tre flussi video. Questa soluzione è ovviamente molto comoda, ma poi a livello di editing è necessario manualmente andare ad alternare le varie camere. Vedete che ha sincronizzato tutto, possiamo anche controllare andando in play, però come dicevamo poi da questo momento in avanti dovremo montare andando a tagliare manualmente tutti i vari segmenti del nostro video. Invece la funzione multicam permette di editare molto rapidamente e sincronizzare in automatico le varie fonti. Per attivarla ci basterà selezionare dalla libreria i video che vogliamo sincronizzare, col tasto destro selezionare crea clip multicamera. Gli diamo un nome, il metodo di sincronizzazione, in questo caso appunto è l'audio perché non sono già sincronizzate a monte le nostre riprese, il punto di inizio è sempre diverso. Se vogliamo possiamo anche attivare la creazione automatica dei proxy per lavorare più rapidamente, ma nel mio caso lascerò i footage originali. Cliccando su ok partirà l'analisi anche in questo caso, ma la differenza sarà che una volta terminata l'elaborazione si aprirà un nuovo pannello che ci permetterà proprio di gestire il montaggio multicamera. Vedete infatti che adesso in timeline abbiamo una sola clip e vediamo anche un solo flusso video, ma possiamo notare come questa clip in realtà si chiami multicam, cioè il nome che gli abbiamo dato noi. Questo significa che non è semplicemente la clip originale. Infatti possiamo andare in alto a destra del nostro monitor di anteprima e attivare la visualizzazione multicamera. Espandiamo un po' il pannello in modo da vedere bene e scorrendo la timeline ecco che vediamo tutti i vari punti di vista. Punti di vista che possiamo vedere facilmente come siano sincronizzati, anche perché abbiamo fatto questo semplice chuck proprio a inizio video. Attivo l'audio in modo da poter ascoltare. Ok, quindi per l'editing multicamera vedete che i flussi sono perfettamente sincronizzati e a questo punto abbiamo varie opzioni da poter utilizzare. Prima di tutto vedete che c'è sorgente audio multicamera, viene selezionato qua il video da cui prendere l'audio principale, quello che stiamo ascoltando, in questo caso il video 1. Noi possiamo passare da ad esempio la camera principale oppure possiamo prenderlo dal video 2 a una camera laterale o ancora dal video 3, che in questo caso essendo quello frontale forse è la cosa migliore. E quindi possiamo selezionare l'audio master, per così dire, da tenere, e vediamo anche quest'icona che ci permette in verità di fare la stessa operazione, quindi possiamo attivare più audio contemporaneamente o tenerne uno come principale. La seconda opzione è proprio quella di montaggio multicamera, quindi in questo momento vado a togliere l'audio in modo che non si sovrapponga alla mia registrazione. Possiamo anche togliere tutta la prima parte con il chuck che non ci interessa, andare in play e mentre siamo in play possiamo selezionare la camera. Ad esempio io posso già dire che vorrei iniziare senza ancora schiacciare play con la camera frontale, vedete che si aggiorna automaticamente la timeline. Adesso vado in play e mentre il video scorre potrei voler cambiare inquadratura, ad esempio qui, quindi clicco semplicemente sopra l'anteprima per fare il mio montaggio. In questo modo vedete che si riesce a lavorare molto rapidamente e ad esempio se ci fosse un errore, un ripensamento, non c'è nessun problema perché io posso sempre tornare indietro in qualsiasi momento. Ad esempio se non sbaglio qui guardo
verso la camera 1, però non ho fatto il taglio. Non è un problema, perché posso andare semplicemente qui, cliccare sull'anteprima corretta ed ecco che la timeline viene aggiornata. E la stessa cosa posso fare per il resto del video. Una volta completato, quindi, poi possiamo andare a, ad esempio, mettere i nostri effetti, i nostri filtri video senza nessun problema. Come se fosse un video tradizionale, possiamo anche disattivare, se non ci serve più, l'anteprima multicamera e tornare al flusso di lavoro tradizionale. Abbiamo quindi visto come utilizzare la funzione di montaggio multicamera all'interno di Filmora. Come al solito, fatemi sapere nei commenti se il video vi è stato utile e noi ci vediamo al prossimo tutorial.